Pillole, il meglio di Ship to Shore di questa settimana. Moby si compra un traghetto per la Francia. Il Pont l'Abbé dovrebbe essere impiegato sul nuovo collegamento con Bastia. Castaldi aggiunge una Maria Laura alla partnership con Fagioli. Consegnata dal cantiere turco Gemac, la nuova ammiraglia della navigazione di cabottaggio che andrà ad operare per conto della joint venture Cabofin. Per Bollorio il Monte Carmelo non è impervio. Giorni intensi per Marittima Fluviale con una nave bloccata a causa di una lite giudiziaria e una disputa col noleggiatore. Ancona appronta le ferrovie del mare. Siglata una serie di accordi incrociati fra ferrovie, autorità portuale e interporto, propedeutici all'ambizioso progetto Mare Ferro Mare che coinvolgerà Grimaldi Napoli. Fusione a freddo tra Boscalis e Smith. Lieto fine per la lunga trattativa. Entro l'estate 2010 l'unione tra le due società. Prende corpo il nuovo polo greco armatoriale dei passeggeri. L'ambizioso imprenditore d'assalto Vardino Yannis, Seastar Capital, sta procedendo all'incorporazione di Hellenic Seaways in ANIC col compendio di EasyCruise. Shuttlewise parte con Crossrail. Il polo logistico di Mortara esordisce con un collegamento a Rotterdam operato dall'accoppiata Fiammingo-Helvetica. Un 2010 low cost per il porto di Rotterdam. La Port Authority applicherà una riduzione del 7% sui diritti portuali. Tentazione russa per Eurolog. L'azienda di Zambarbieri, che ha superato le difficoltà di inizio 2009, studia nuove destinazioni con una priorità, San Pietroburgo. Cambiando i fattori, il prodotto Esperia rimane intatto. Dalla rotaia alle strade mare, a grid. Cemat ci mette in difficoltà tagliando servizi e aumentando le tariffe, ma noi abbiamo saputo riorganizzarci. Piacenza intermodale in equilibrio stabile. Tarasconi rinuncia ai piani di espansione del terminal di Lemose e respinge la corte di Mucciaccia di GTS. Cantieristica è allarme rosso. Le voci su una fuga di Carnival dall'Italia confermano il pessimismo di Assonave, mentre Fincantieri investe in Nord America. Costa Crociere apre un'altra via verso Oriente. Battesimo a Dubai per Costa Deliziosa, mentre il mercato cinese si prepara a un vivace 2010. Vlasov, dinastia armatoriale al capolinea? Chiude ufficialmente i battenti la storica compagnia di Monte Carlo. Il lettore è soddisfatto di Ship to Shore. Gli esiti del sondaggio 2009 di Customer Satisfaction promuovono i nostri sforzi di continuo rinnovamento e anticipano importanti novità sui prezzi e le tipologie di abbonamento. Queste erano soltanto alcune delle principali notizie di questa settimana. Per gli approfondimenti potrete scaricare la nostra rivista online al sito www.ship2shore.it. Ship to Shore, usciamo dopo i quotidiani, ma arriviamo prima sulla notizia.